Finita, anzi, finite. Facciamo una cosa flash, ragazzi miei. Sì, aggiornamento perché, flashissimo. Perché così andiamo a mangiare e poi ci vediamo alla zia. Yes, parliamo ovviamente dell'Europa League. Quindi salutiamo, ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati. Milan e Atalanta, che però pareggiano tutte e due. Niente, ragazzi, 0-0 per il Milan, che fa un bruttissimo primo tempo. Purtroppo. Secondo tempo prende palo con Montolivo. Ma si risveglia un pochino, ma non sortisce alcun effetto. E Montella è sempre più sulla carticola, a mio avviso. Sì, anche secondo me potrebbe andare veramente a rischiarsi. Va sempre peggio, purtroppo sì. Per lui la situazione non migliora, anzi secondo me più passata. Però aspetta, stanno comunque primi in classifica, però è sono ovvio. Primi in classifica ad 8 punti, con la AEK, se non sbaglio, 6. A 6, il Vienna a 4, il Rijeka a 3, a una 3. Cosa del genere. Esatto. L'unica cosa però, il gioco da un mese e mezzo a sta parte latita tantissimo. Ma sta cambiando tanto Montella, e ogni volta prova esperimenti, stavo a parlare romanaccio, porta. Non fa bene alla squadra però, non fa per niente bene, perché comunque cambiare, ricambiare, tentativi che non sortiscono nessun effetto, e secondo me sta cosa gli si sta ritorce contro. Perlomeno provasse a dare un minimo di stabilità, quindi con un minimo di interpreti in più. No, più che altro che se c'hai l'idea, mantieni quell'idea e portala avanti, perché potresti confondere le idee anche ai giocatori in campo. Esattamente, quindi Montella purtroppo si sta incartando e spero che non venga... Speriamo che non venga esonerato, perché lo ripeto, io quando allenava dispiacerebbe tantissimo. Io quando allenava la Roma volevo che, insomma, rimanesse, e poi alla fine lo hanno mandato purtroppo via. Ha fatto la carriera che ha fatto, perché a Catania non se lo dimentica nessuno. No, assolutamente. Non se lo dimentica nessuno. Catania è stata una tappa fondamentale per Montella. Però adesso parliamo dell'Atalanta molto velocemente, ragazzi, perché è finita 1-1. Mi è dispiaciuto tanto, perché stavano a vincere fino all'ultimo, ci avevano praticamente la qualificazione in tasca. Sì, sarebbero se doveva tranquillamente. Semplicemente decide se da prima o da seconda. Avrebbe avuto 10 punti e secondo c'era il Lione a 8. All'ultimo gli hanno pareggiato. Apollonio che pareggia all'ultimo. Ilicic purtroppo che porta in vantaggio l'Atalanta sul calcio di rigore. Pareggiano all'ultimo minuto e ultimi due, insomma, era finita la partita. E adesso sì, si trovano a pari punti, 8 punti. Pari punti Atalanta insieme e a Lione. Poi Apollon a quanto? Mi pare 3 a 3. 4, boh, mi ricordo. 3 mi pare. Everton a 1 a 1 punto, ragazzi. Everton è disastroso. Quindi la qualificazione era praticamente la strafavorita del girone, una cosa pazzesca. Non so quello che è potuto Everton succedere. Everton che non imbrocca la strada giusta. Il calcio è strano, Beppe. Calcio è proprio strano. Peccato comunque. Però insomma l'Atalanta c'ha il tasso tecnico e tattico per cercare di portare a casa. Oddio, deve giocare contro sia l'Everton che contro il Lione. Sì, adesso si fa dura. Adesso non vorrei che succeda quello che è successo al Sassuolo. No, aspetta. La situazione è leggermente diversa. Sta messa perché abbastanza bene a livello dei punti, però ecco insomma, speriamo, ragazzi, bene. Non vorrei che si svegliasse l'Everton tutto insieme. Insomma potrebbe andare massimo a 7 punti l'Everton. Ce n'ha uno. 3-3-6 e una fa 7, però la Pollon effettivamente potrebbe, cioè hai ragione, insomma. Io stavo a pensare ai due scontri diretti dell'Atalanta che comunque potrebbero inficiare. No. Anzi, a maggior ragione che c'ha l'Everton, meglio giocarci contro, potrebbe essere un Crepallo vantaggio, perché fa quel punticino che gli permetterebbe. Crepallo e sta a posto, esatto. Va bene? Ci fate sapere che cosa pensate, commenti, sondaggi alta testa in questo momento, ragazzi, sì? Miei, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Volete il sondaggio, il post partita di Lazio Nizza, ragazzi, se lo volete, tanti like su questo video, tanti like entro niente, a casaccio, niente, dai, famolo, dai, mamma mia che mi sto a morire di fame, esatto. Link del maestro 2.0, ragazzi, passate, perché è veramente bravo nei pronostici, soprattutto col basket. Niente, ci vediamo più tardi con un nuovo video. Dopo, bella.